CGIL, insieme alla funzione pubblica e al sindacato dei pensionati, ha organizzato oggi in tutta la Sicilia dei sit-in a difesa della sanità siciliana per, si legge nella dichiarazione di intenti, ricostruire la sanità pubblica e per rivendicare più finanziamenti pubblici e personale sanitario, investimenti nelle aree interne disagiate, maggiore medicina territoriale, rilancio e valorizzazione dei consultori e dei dipartimenti di salute mentale, più sicurezza per il personale sanitario. Ad Agrigento il sit-in si è svolto all'ospedale San Giovanni di Dio. La CGIL scende ancora in piazza a sostegno del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico, universale, così come ce lo hanno voluto dare nel 1978. Il governo continua a tagliare le risorse, questo governo continua il blocco delle assunzioni attraverso il tetto di spesa del personale e questo significa non avere più medici nei reparti, non avere più medici nel territorio. La CGIL sarà anche in piazza nei prossimi giorni a contrastare l'autonomia differenziata che, così come la ingegnata l'onorevole Salvini a sostegno del Nord, fatta proprio dal Presidente del Consiglio Meloni, ancora di più spaccherà il nostro Paese perché toglieranno le risorse alla Sicilia. Anche per questi motivi il 20 aprile scenderemo in piazza a scioperare a Roma per dire no a questa sciagurata riforma sull'autonomia differenziata. Chiaramente la sanità cammina sulle gambe dei lavoratori della sanità stessa. Noi ci battiamo come funzione pubblica della CGIL per la valorizzazione di tutto il personale, superare definitivamente il precariato. Senza la valorizzazione del personale abbiamo visto che negli ultimi tempi persino i dipendenti a tempo indeterminato abbandonano la sanità pubblica. È necessario investire, chiaramente con il governo nazionale. Dati dall'ultima finanziaria, di fatto sta tagliando sulla sanità. La riforma sull'autonomia differenziata toglierà fondi alla sanità e crescerà il divario tra nord e sud del paese. Riteniamo fondamentale quindi il finanziamento delle strutture sanitarie, un investimento sulla sanità del territorio e anziché parlare dobbiamo agire. Sono in rappresentanza qui anche dei pensionati, sono il segretario dei pensionati e noi ci stiamo battendo insieme alla CGIL, insieme a tutte le categorie per una sanità vera, non quella che c'è adesso. Tanto è vero che noi abbiamo fatto già un'iniziativa anche a Palma dove c'è un poliambulatorio che non funziona completamente, non ci sono medici, non c'è niente, come in tutti i posti i medici mancano. Ed è un problema serio, noi vogliamo dire alle persone, ai cittadini che la CGIL sarà sempre accanto a loro in questa battaglia importante di civiltà, perché un paese che ha una sanità come questa, senza medici, senza strutture, le strutture svuotate, non è un paese civile, non è un paese degno d'Europa. Noi non possiamo tollerare questo e ci batteremo fino alla fine perché la sanità venga restituita ai cittadini e venga restituito il diritto alla salute, che è un diritto fondamentale. Quindi siamo contro l'autonomia differenziata, che non farà altro che aggravare questa situazione terribile per i cittadini.